E sono tre, clamorosa disfatta dell'Inter, ragazzi. Altra sconfitta netta. L'Inter cade 3-1 a Udine, una partita che l'Udinese, devo essere sportivo, ha meritato di vincere, soprattutto per il secondo tempo, e per l'Inter ora è veramente notte fonda. E come detto nelle precedenti live, l'Inter è ancora malata e soprattutto la squadra non è coesa e non sta dando in alcuni giocatori il 100%. Grosse responsabilità sono del nostro allenatore. Allora, ragazzi, facciamo un'analisi flash, poi vi dico la conclusione di questo video perché è molto importante. Cercherò di essere il più lucido possibile. Partiamo subito dall'86esimo. Azione emblematica della giornata dell'Inter. Torre di Dumfries in area di rigore, nell'area piccola, Lautaro è solo e svirgola clamorosamente il possibile 2-2. E lì io dico, ragazzi, dov'è la cattiveria? Dov'è la motivazione? Andiamo per ordine. Primo tempo, l'Inter che parte bene, va in vantaggio al quarto minuto con una grandissima punizione di Barella all'incrocio di pali e poi da lì la partita diventa equilibrata. Un primo tempo in cui l'Udinese, secondo me, ha avuto migliori trame di gioco. Ho visto un Makengo e un Lovric che poi sono usciti dalla distanza davvero farci molto molto male, sia in palleggio che soprattutto nel rubare palla, nel spezzare le azioni dell'Inter e nel proporsi anche in avanti. Di Lovric ricordiamo una grandissima azione nel secondo tempo, ruba palla allo spento Brozovic e poi tira d'interno destro sul secondo palo e lì è bravo Handanovic. Ma questi giocatori hanno fatto più male all'Inter rispetto a Udogie e lo stesso Beto. Inter che però nel primo tempo riesce a contenere le frotte dell'Udinese, ma prende l'1-1 su un calcio piazzato abbastanza in modo rocambolesco con l'autogol di Skriniar e si va al riposo sull'1-1, ragazzi. Secondo me l'Inter nel primo tempo avrebbe potuto fare di più, avrebbe potuto cercare di più Dzeko, in assoluto per me dell'Inter il migliore in campo, e do la sufficienza anche ad Handanovic. Però primo tempo che si chiude sull'1-1 e soprattutto si registra il primo errore di Simone Inzaghi, quei due cambi al 30° minuto. Ragazzi, io capisco, Bastoni tu lo vuoi schierare titolare, parti con Skriniar, Acerbi e Bastoni, e poi Acerbi gli fai fare il braccetto di sinistro, insomma hai cambiato anche un po' di ruoli durante la partita, ma parti con Bastoni e lo levi al 30° minuto perché è ammonito. Ragazzi, Bastoni ha avuto anche una grandissima occasione, un tiro al volo di mezzo esterno sinistro su ottimo assist di petto di Dzeko in cui Silvestri si è superato. Secondo me è un ragazzo che va dosato bene, soprattutto va gestito bene dal punto di vista mentale. L'ho visto veramente affranto quando è uscito, così come non ho capito, ragazzi, il cambio anche di Mkhitaryan. Anche lì perché è stato ammonito un ragazzo, un uomo dell'89, un giocatore di esperienza, per mettermi i Gagliardini. Ragazzi, quei cambi secondo me hanno indirizzato la partita, hai dato un messaggio alla squadra di non voler attaccare troppo e soprattutto hai inserito un giocatore come Gagliardini che, ragazzi, nel secondo tempo ha fatto fatica non solo lui, ma poi l'Udinese nel secondo tempo, ripeto, dal 60° in poi ha praticamente dominato la partita. Andiamo quindi con ordine, andiamo proprio al secondo tempo. L'Inter parte meglio nel secondo tempo, poi però cala la distanza e l'Udinese tra il 60 e l'85esimo almeno 5 clamorose palle gol, di cui una che clamorosamente è un colpo di testa di Bigion, no? Su angolo di De Lofeu, ma su azione l'Udinese ha con Beto che fa fuori Acerbi e sbaglia un appoggio facile per Lovric che stava arrivando a rimorchio. Il palo poi di De Lofeu con un colpo da biliardo con Handanovic che guarda. Lo stesso Handanovic bravissimo su Lovric, insidioso dopo aver recuperato la palla Brozovic e poi quel salvataggio sulla linea da parte di Skriniar. L'Udinese, ragazzi, ha giocato palla a terra, sfruttando bene gli spazi, non dando dei punti di riferimento all'Inter che dal 67esimo in poi, secondo me, è completamente uscita dal campo. Ricordo solo quell'occasione lì di Lautaro che ho detto in apertura, ma con l'uscita di Dzeko veramente l'Inter ha perso un punto di riferimento e soprattutto ha sbagliato tanto, troppo. Brozovic veramente una partita brutta, tanti errori anche nel primo tempo. Salterà la prossima con la Roma per squalifica. Barella, ottimo il gol, nervosissimo, ha mandato due volte quel paese ai compagni, anche lo stesso Di Marco che è andato al tiro quando lui era libero. Un Barella che non migliora da questo punto di vista. Dumfries irriconoscibile, tanta confusione, rallenta l'azione, fa valere la sua fisicità ma fino a un certo punto perché comunque Udogie ha giocato una buona partita. E
E Darmiana, ragazzi, ha fatto il suo, ma dato anche lui in difficoltà, perché l'Udinese attacca con due o tre uomini nelle varie zone del campo, con dei fraseggi anche corti molto buoni e soprattutto sta bene. La forma fisica dell'Udinese si è vista soprattutto nel secondo tempo. E poi va bene, ragazzi, il gol di Arslan che chiude la partita, secondo me vuol dire tanto. Vuol dire che Simone Inzaghi, come dicevamo nel pre-partita, neanche nei live precedenti, non ha il completo controllo e fiducia di alcuni giocatori e la squadra non la vedo coesa. Io, ragazzi, continuo a dire queste cose. Perdere la terza partita e in modo netto, dopo Roma con la Lazio, il derby, e adesso questa partita, dopo sole 7 giornate, per una squadra come l'Inter è un segnale bruttissimo. Adesso c'è la sosta, bisogna prendere una decisione. La società deve farsi sentire, sia coi giocatori, che dare una posizione anche sull'allenatore. Perché 7 partite su 38 non sono poche. E si torna in campo con la Roma e poi c'è il Barcellona. Io sarò presente allo stadio a San Siro, ragazzi. Ci vuole chiarezza da parte di tutti. Io ripeto, vedo l'allenatore molto molto in difficoltà, vedo dei giocatori poco concentrati, la condizione fisica non è ottimale. Noi siamo alla settima, ragazzi, non siamo alla seconda, alla terza, e se giocate anche due partite di Champions League sono 9 le partite ufficiali giocate. Quindi, ragazzi, bisogna dare una scossa, perché questa Inter, così com'è, difficilmente può vincere la seconda stella se non si dà una sterzata, e rischia addirittura di non entrare sul podio. Perché veramente oggi l'Inter è stata dominata nel secondo tempo da un'ottima Udinese. L'Inter è ancora malata, ditemi quello che pensate, ragazzi, cosa fareste voi, commentate, dite la vostra. Io sono veramente deluso, perché questa partita fa più male rispetto al derby e anche alla sconfitta con la Lazio, perché ripeto, siamo alla settima giornata e l'Inter continua a fare gli stessi errori e a non migliorare, soprattutto dal punto di vista mentale, che è la cosa che interessa più il tifoso che sarà presente a Barcellona, col Barcellona, scusate, e con la Roma. Ragazzi, buon pomeriggio a tutti.